weirdness. Put on my boots and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video. Ormai era da un po' che non portavo degli speaker, ma fortunatamente proprio in questi giorni sono riuscito a mettere le mani su questo X26 di Comiso, che sulla carta dovrebbe avere alcune funzioni veramente interessanti. Una di queste è l'essere impermeabile, anche se non credo in realtà abbia alcun tipo di certificazione, ma comunque è realizzato in modo tale da non doversi preoccupare di eventuali schizzi d'acqua. Ora però non voglio anticiparvi altro, quindi cominciamo subito dalla confezione, che è piuttosto anonima. Ci sono solamente due adesivi, uno con la sigla del modello e l'altro con le specifiche tecniche, mentre all'interno, oltre allo speaker, sono compresi un manuale di istruzioni solo in inglese, un cavo USB per ricaricare la batteria interna e un moschettone per appendere lo speaker durante l'uso. Anche se il design non è niente di particolare, invece i materiali usati per la costruzione, si tratta di un mix di plastica, gomma e metallo, tutti e tre di buona qualità, che assieme alla resistenza agli schizzi d'acqua e all'ottima autonomia lo rendono un dispositivo particolarmente adatto per l'utilizzo all'aria aperta. Le dimensioni compatte e il peso tutto sommato ridotto consentono di portarlo praticamente ovunque, grazie anche alla batteria integrata che ne permette il funzionamento per quasi 20 ore ad un volume abbastanza elevato. Batteria che può essere ricaricata in circa 7 ore attraverso la porta micro USB che è qui in basso sotto questa linguetta di protezione. Linguetta che ho trovato un po' difficile da aprire. A fianco della porta USB c'è il forellino per il reset e questo è tutto. Non ci sono né slot per schedine micro SD né tantomeno porte USB per uno speaker che, stando così le cose, è stato pensato per essere utilizzato esclusivamente con il Bluetooth. Qui in alto ci sono i tasti che attraverso pressioni più o meno prolungate permettono il controllo di tutte le funzionalità dello speaker, comprese quelle da remoto, come la risposta ad eventuali chiamate telefoniche e lo spostamento tra le tracce musicali. Infatti la portata del collegamento Bluetooth è molto buona, anche distanziandosi di parecchio dalla sorgente audio. Vorrei però attirare un attimo la vostra attenzione su questo simbolo a forma di triangolo che sta ad indicare il supporto al TWS Pairing, sigla che sta per True Wireless Stereo, che permette di collegare a cascata due o più speaker, così da ascoltare musica in stereo contemporaneamente dai due dispositivi. Funzionalità davvero comoda e non molto comune su speaker in questa fascia di prezzo. Il collegamento al telefono è semplice e veloce, è sufficiente accendere lo speaker che entrerà automaticamente in modalità pairing e quindi cercarlo tra i dispositivi disponibili con lo smartphone. La qualità della connessione è buona, si raggiungono tranquillamente 10 metri spazi aperti. Fino a qui tutto bene direte voi, però poi come suona veramente questo speaker di Comiso? Beh, vi dirò che suona piuttosto bene per il tipo di utilizzo per cui è stato pensato e quindi prevalentemente in mobilità e in ambienti dove comunque difficilmente si riuscirebbero a percepire le sfumature che riescono a riprodurre speaker di maggiore qualità. Sono anche presenti dei bassi discreti e solo a volume elevato, che comunque è davvero elevato, la precisione diminuisce e si percepisce un pochino di distorsione, che però non dà mai fastidio nell'utilizzo outdoor e quindi, per come la vedo io, è un difetto che si fa fatica a notare. Tutto sommato buona anche la resa sul parlato, che lo rende adatto anche come complemento per la visione di qualche video su YouTube. Se leggete le indicazioni su Amazon troverete che lo speaker dovrebbe riprodurre l'audio a 360 gradi e a prima vista la forma circolare con la griglia che ricopre l'intera superficie sembrerebbe confermarlo. In realtà l'audio è diffuso esclusivamente da questa zona, anche se il design aiuta a far girare, diciamo così, un po' il suono in modo tale che potrebbe trarre in inganno qualche ascoltatore poco attento. Per concludere, non vi dirò ovviamente che a livello di prodotti di marche più conosciute e ovviamente più costose, però la qualità del suono, della costruzione, ma anche la durata della batteria sono più che adeguate per la fascia di prezzo in cui questo speaker si colloca. Come sempre, per maggiori informazioni vi lascio qui sotto il link in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.